salve a tutti, sono uno studente del Politecnico e ho solo alcune domande da porvi. Cioè, io mi chiedo, ma perché dobbiamo essere gli unici a pagare la crisi? Cosa fa il governo? Quanto ci mette di suo, di tasca propria, per sistemare questa crisi, per sanare questa crisi? Cioè, io vedo stipendi che secondo me non si meritano, vedo gente lì che sta seduta e guadagna 30.000, 40.000 euro al mese, ma io mi chiedo perché loro devono guadagnare così tante, mentre magari un ricercatore, un laureato che è appena uscito non riesce a trovare lavoro per via di un sistema che non funziona. E anche, non so se avete seguito le Iene durante questi giorni e come funzionano i vitalizi e come funzionano loro, diciamo, le loro ricchezze, che loro possono permettersi il pensionamento dopo 5 anni. Loro sono lì 5 anni a guadagnare 20.000, 30.000, 40.000 euro al mese e vanno già in pensione senza versare nemmeno un contributo, nemmeno un euro di contributo. Io questo mi chiedo, ma tante cose non quadrano, anche il Vaticano che ha l'Istituto Opere Religiose, che è un istituto che ci sono ricchezze in mani dietro che non finiscono mai, ci sono pareti lunghe con lo spessore di diversi metri dove dietro ci sono ricchezze in mani. Io mi chiedo cosa se ne fanno di quelle ricchezze, predicano di tanta umiltà, tanto bontà verso il prossimo, bene, ci mettessero qualcosa di tasca propria per sanare questa crisi. Cioè, non capisco cosa se ne deve fare il Vaticano di tutti quei miliardi, non riesco a capire, cioè non c'è qualcosa che non quadra, anche il fatto che non paghino l'ICI. Non giusto qualche domanda. Ciao a tutti, io sono Alessio e volevo riportare un attimo il discorso su cosa vogliamo fare adesso, da adesso in avanti, perché secondo me noi possiamo indignarci, possiamo protestare, possiamo dire che non pagheremo il debito, ma la verità è che il debito noi lo dovremo pagare. La verità è triste, ma è questa, cioè non, i politici non ascolteranno quello che noi gli chiediamo. Non è così che funziona. Un politico spesso non ha nemmeno le abilità, le idee, le capacità per risolvere i problemi. Un politico può stanziare fondi, può creare altro debito, ma non ha nemmeno né la volontà né le capacità per risolvere i problemi. E quindi noi dovremmo chiederci una cosa: cosa vogliamo fare con questo movimento? Se noi lo facciamo diventare un movimento che va solo a protestare, è una bella cosa, può essere utile, ma non credo che sia la soluzione che ci serve. Quello che noi dobbiamo proporre è un modello nuovo di società e di sviluppo, basato su altre cose che non siano il profitto, basato sui diritti, come si è detto fino adesso. Ma questo secondo me si può fare solo e unicamente se noi ci troviamo spesso in tanti e, discutendo nelle assemblee, ci troviamo delle idee che vogliamo proporre e dobbiamo dimostrare alla stragrande maggioranza delle persone che queste idee che noi proponiamo sono delle idee utili per tutti. Allora la grande maggioranza delle persone sarà con noi. Spero di aver spiegato quello che volevo.